Nel libro di Giobbe incontriamo un uomo sfinito dalla malattia, al limite della sopportazione. Giobbe si lamenta, ma non si lamenta ributtando le proprie lagnanze contro se stesso. Ha un interlocutore, c'è il tu di Dio, che è l'interlocutore permanente del libro di Giobbe. E anche quando Giobbe non riesce a capire perché Dio si comporta così, Giobbe rimane fermo nella convinzione che Dio è uno a cui si può parlare, con il quale vale la pena di intessere perennemente un dialogo, anche dal profondo delle proprie sofferenze. È l'unico, in fondo, veramente capace di ascolto, veramente capace di salvezza. E Giobbe lo esprime altrove con queste parole che conosciamo: «Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere».